presidente, coordinatore, segretario nazionale e cos'altro ancora. Cariche che piacciono, evidentemente hanno anche un significato, me lo chiedono dalla Sicilia, dalla Puglia, e forse è giusto che qualcuno senta di avere una responsabilità. E siccome stiamo facendo un partito che si chiama Io Apro il Rinascimento, ognuno assume dei ruoli rispetto alla organizzazione, alla presentazione delle liste, quindi è capolista, candidandosi la sua posizione indicherà il suo ruolo. Poi prenderà i voti, una volta presi i voti, allora stabiliremo il ruolo, e quel ruolo potrà essere istituzionale, potrà essere consigliere, potrà essere assessore, potrà diventare deputato. Quindi io attenderei la fine di giugno per attribuire delle cariche. In questo momento vedo che qualcuno ritiene di essere vicepresidente, presidente, segretario, segretario nazionale. Io vorrei non essere nulla di tutto questo, né segretario né presidente. Gheddafi, figura ormai lontana, non aveva ruoli pubblici, istituzionali, non era presidente, non era ministro, non era primo ministro, era la guida della rivoluzione. Io certo lo sono, questa rivoluzione Rinascimento, come sempre è stato quando mi sono presentato, corrisponde a quello che io ho fatto. Ecco, ognuno di voi avrà la carica per quello che ha fatto e per quello che ha raggiunto e per quello che ha ottenuto nel consenso. Voglio ricordare per la seconda volta un caso molto singolare e divertente, quello di Renzo Bossi, il figlio di Bossi, di Umberto Bossi. Qualcuno pensò per lui, vedendolo col padre, un ruolo che, come in una monarchia, si passa dal padre al figlio. E quindi qualcuno disse, ma ecco, Renzo, suo figlio, è il suo delfino. E lui li guardò e disse, delfino, delfino, ma quale delfino? Se mai trota! E divenne il trota. Ecco, questa battuta formidabile mi serve per dire che io ai miei amici vorrei dare dei soprannomi prima che essi diventino ministri, assessori, sindaci e chiamarli Temolo, Luccio, Carpa, Anguilla, Trota. Ecco, così come ha fatto Bossi, ormai dimenticato e lontano, ma sempre un padano pieno di vitalità e divertente, alla proposta di chiamare suo figlio o nominare suo figlio, addirittura dall'alto, nominarlo delfino. Io non voglio nominare nessuno, però voglio tanti lucci, trote e volpi, e tigri, e giaguari, e zebre, zebra, zebra, Temolo. Ecco, questo mi piacerebbe. E alla fine poi quel Temolo, quella zebra, quella giraffa, potrà diventare un assessore, un ministro, un sindaco. Viva la libertà e senza troppe cariche. Non fidatevi delle cariche, spesso non nascondono niente.